Grazie Drow95 per l'abbonamento. Come vedete, siamo crollati inevitabilmente sotto i 400 come mi aspettavo. La cosa mi intristisce tantissimo, ma magari ai 400 ci torneremo e c'è una possibilità di tornarci su un gioco bello finalmente. Bello, sì, finalmente un gioco bello. Allora, perché sto facendo un retro live? Perché sto giocando un titolo vecchio come God Hand? Grazie a Silvio City Forever per l'abbonamento. Perché ne ho bisogno, ragazzi. Ho un disperato bisogno di un gioco con un combat system fatto come si deve. Ho un disperato bisogno di un gioco con un bel gameplay. Perché ho le palle un po' girate di mio e voglio tornare a giocare roba figa. Cos'è God Hand? God Hand è un gioco fatto da quel pazzo psicopatico di Shinji Mikami, creatore di Resident Evil e di tante altre belle cose, tra cui anche Vanquish. Il buon Mikami è uno che i videogame li sa fare, però è anche uno che si preoccupa relativamente poco della commercialità dei videogiochi, almeno più delle volte. Tende ad avere delle idee di un certo tipo e ad applicarle ai videogames un po' come cazzo vuole lui, indipendentemente da cosa gli altri gli dicano. D'altronde era uno dei capocissimi assoluti creativi di Capcom, faceva un po' quel cazzo che voleva e decideva anche abbastanza lui chi saliva di grado e chi no, e chi faceva i giochi e chi no. Quando si è staccato da Capcom per aprire Clover Studio e poi è andato a Platinum per poi levarsi dai coglioni e fare le robe sue a Tango Gameworks, Mikami ha avuto in mano un po' di giochi. Vanquish lo ricordiamo tutti, God Hand se lo ricorda meno gente. Io ho fatto un retrogianza su God Hand molto, in cui mi lancio in lodi sperticate su questo gioco, perché è uno dei titoli più sottovalutati dell'universo. Grazie Ghost Evil per l'abbonamento. Per quale motivo dico che è uno dei titoli più sottovalutati dell'universo? Perché si è preso una pletora di 3 e di 4, perché è un gioco incredibilmente difficile. È straordinariamente difficile da gestire, ha un umorismo incredibilmente demenziale, ha una difficoltà che si adatta al giocatore, grazie per l'iscrizione Fabregas, e buona parte dei redattori hanno preso calci in culo a morte quando l'hanno giocato, anche comprensibilmente in realtà, e gli hanno piallato dei 3 e dei 4 che non stavano in cielo né in terra. È vero, God Hand ha svariati problemi, struttura dei livelli e comparto tecnico non sono propriamente brillanti, la demenzialità della storia è una cosa che può o piacere o non piacere, a me il fatto che il gioco non si prenda sul serio piace molto, e la difficoltà è effettivamente molto alta. È del 2006, Morris, è un gioco PS2. Però è un gioco assolutamente geniale a livello di combat system e di gestione della difficoltà. Una roba innovativa come poca altra roba al mondo e anche, personalizzabile in modo strabiliante per un action. Vi faccio vedere l'intro, che è cazzonissima, perché comunque è cazzonissima, e poi vi faccio vedere com'è il gameplay. Salverò durante questo gameplay e ricaricherò, perché voglio sperimentare un po' di roba, visto che non lo gioco da una vita. E voglio farvi vedere un po' di cose. Meriterebbe un remake proprio Zenigata, più che una remaster, perché tecnicamente è atroce, va detto. Però è uno dei giochi più brillanti in assoluto. Si parte subito, senza in realtà sapere che cazzo è il buon Jean e perché Olivia lo sta accompagnando, e si parte subito tra l'altro in medias res, senza tutorial, senza sapere le manovre, quindi devi fondamentalmente fare le cose a caso fin dal primo livello se non lo conosci. Fortunatamente io un po' lo conosco e quindi posso anche gestirlo un po' più delicatamente, tipo così. No, ho sbagliato, non volevo fare questa mossa, ho già sbagliato le cose. E ora vi faccio vedere una cosa. 2 3, morto. Allora, quel lancio che ho fatto con Shoryuken alla fine è una cosa molto particolare, no? La cura la prendo nel caso mi facciano del danno, se no non la... ecco, adesso la prendo, vaffanculo. Vedi qua, infatti, orca puttana, mi ha dato anche una spallata sul figlio di puttana, poi però fortunatamente si è fatto cadere da solo. Vedete che i nemici sono estremamente aggressivi. Via 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 via. Ok. Boom. Singer. Ora vi spiego un po' di cose non appena finisce questo encounter.
Ho preso dei soldi e ho preso anche del danno. Vi spiego un po' di cosine, salvando qua. Cosa succede? Jin ha mosse direzionali utilizzabili in vario modo. Con quadrato, fondamentalmente, colpite con pugni veloci. Con avanti più quadrato, partite e non avete un cazzo. Con indietro più quadrato, avete un guard break. Indietro più triangolo è un launcher caricabile. Avanti più triangolo è un calcio a 360. Triangolo normale, cioè avanti più triangolo in realtà non vi dà un cazzo. Triangolo normale è questo. I colpi possono essere utilizzati anche in corsa. E adesso vi faccio vedere com'è. La cosa fighissima di God Hand, che però è anche la sua più grande stranezza, è che voi non avete un targeting e potete schivare col direzionale, l'analogico destro, in qualunque direzione vogliate. Se schivate frontalmente, Jin schiva sul posto buona parte dei colpi che gli tirano. Così vi piroettate, così andate a sinistra e a destra. Non c'è un targeting fisso, ma c'è un soft targeting dei nemici quando questi vi si avvicinano. Fondamentalmente Jin colpisce sempre nella direzione del nemico più vicino, se è più o meno davanti a lui, ok? Si sposta a 360, quindi non potete straffare, che no, se non con le schivate. Le casse le potete prendere e usare come arma. Vi muovete più lentamente con le casse, non potete scattare con le casse, ma potete utilizzarle come arma. Avete delle mosse speciali e avete degli attacchi, tra l'altro, in corsa. Potete riposizionarvi correndo, volendo. Quella roba lì la potete spaccare per ottenere dei vantaggi. Opalai, attenzione. L'ho fatto troppo tardi, ricarico. Perché il problema è che va in zona. Preferisco semplicemente prima rompergli il culo a loro due. Potete anche cancellare e ritargettare con questa mossa qua, che avete visto. Vedete che i nemici non sono necessariamente sempre vulnerabili alle vostre manovre. Potete stomparli quando sono per terra, ma si rialzano abbastanza velocemente. Questo qua è un calcio volante, come avete visto, perché questi bastardi sono abbastanza efficaci in quasi tutte le manovre che fanno. Questo qua è un esempio di crowd control, ragazzi. Io posso obiettivamente menarli. Mi hanno preso proprio male qua. E mi è abbassato il livello. Avete visto che cazzo è successo? Ho preso dei danni e mi si è abbassato il livello. Ogni volta che voi pigliate degli schiaffi, il gioco vi abbassa il livello di difficoltà. Se giocate troppo bene... Oh no, vai via, cazzo. Potete usare anche delle mosse speciali che normalmente rompono il culo agli avversari, ma io qua sto usando male le mie risorse perché sto reimparando a giocare. Vedete? Questa cosa qua vi facilita moltissimo la vita, ovviamente, contro vari nemici. Dopo un po' si parano, a quel punto li stunnate con questo e via. Se sono molto in alto potete fare questa cosina qua. Quando raggiungono una certa altezza, a parte lo stomp che ovviamente li finisce, possono venir massacrati di mazzate. Qua non sale più il cazzo di... No, dai, dove sei? Eccolo qua, perfetto. Se riuscite a rompere sto coso, con la giusta velocità, vi regala dei punti per i poteri. Dovete quindi picchiarlo di cattiveria finché... Vedete? Mi ha riempito i due punti. Le carte d'oro riempiono i punti. Sono molto importanti da utilizzare, ragazzi. Non sottovalutateli assolutamente. Tra l'altro non mi è apparsa neanche una cura. Ma che buccio di culo, proprio. Ecco, guardalo qua, sto qua. Ecco, la telecamera può essere ostica, come potete vedere. Mi sono preso in faccia sto stronzo. Schivato per un pelo. Buona parte dei colpi del gioco sono schivabili con questa manovra qua. Ho già pochissimi punti vita in realtà, però ho un'arma adesso. Continuo a non droppami cure, questa cosa qua mi preoccupa abbastanza, sarò nella merda. Vedete che, grazie per l'iscrizione di Tom Brady, il sistema di combattimento è straordinariamente più figo di quello che sembra. Adesso uno di sti stronzi si trasformerà in demone. Almeno credo. No. È quello là che si trasforma in demone. Ho fatto bene a levarmi dal cazzo prima loro, in realtà. Quindi, visto che si trasformerà inevitabilmente in demone, e qua saranno cazzi, ma dovrei avere la God Hand dei due poteri, quindi dovrei essere abbastanza a posto, salvo prima di stenderlo. Ora vi faccio vedere il motivo per cui il gioco è davvero difficile. Vedete che la difficoltà è salita, arriva fino ad Ai. Oh! E ora si trasforma il figlio di puttana.
Questi demoni sono incredibilmente più forti del normale come avversari e sono molto molto ostici a livello di resistenza. Però no, così ho abbassato la difficoltà, non era quello che volevo fare. Praticamente ho due poteri. I demoni si muovono super velocemente, però non sono invulnerabili ai colpi, come vedete. Finché riuscite a picchiarli, picchiateli il più forte possibile e poi potete utilizzare, ecco che ho sbagliato perché sono un coglione, la God Hand. Per essere invulnerabili, no, sto sbagliando il tasto, ecco perché non va, la bomba. Qual è il tasto per la God Hand? Questo qua è il tasto per la God Hand. E adesso è morto su questo fronte. Vediamo cosa mi ha droppato. Vedete che ho quasi finito comunque i punti vita? E questo è il primo livello, va bene che sono depotenziato qua. Backfist Strike 1 Acquired. Questa qua è una delle cose più importanti del gioco. Se mi toccano sono morto, quindi sono nella merda in realtà. Esco fuori un attimo a vedere se rompendo qualche barile. Ma qua sono dei punti. Questo gioco è una figata totale, come vedete, ma come detto, la difficoltà si basa sulla vostra prestazione. Più botte prendete, più la difficoltà scende. Il continue è all'inizio del livello. Quindi se morite, e adesso io sono molto vicino alla morte, come vi ho detto ho sperimentato un po' troppo, ho fatto un po' troppe cazzate. I ciccioni purtroppo non sono gestibili. Oh, via dal cazzo, subito, il più velocemente possibile. Oh no. Quando siete in difficoltà potete uscire, però io ho fatto un casino. E adesso sono uscito con tutti gli stronzi possibili immaginabili. Non mi è veramente droppata neanche una cura comunque. Sono sfigato con poca roba al mondo. Vedete? Mi sono riposizionato. Dove cazzo sono finiti tutti? Io? Ragazzi? Dove siete? Qua. Sono morto come uno stronzo. Perché non volevo fare questo, volevo fare in realtà questo. Esattamente. Come detto, i nemici sono molto aggressivi, ragazzi, e non vanno assolutamente sottovalutati, perché appena siete in gruppo prendete schiaffi. Se ricontinuate, ricominciate da capo tutte le cazzo di volte. Tutte le cazzo di volte. Oddio, forse dall'ultimo checkpoint, esatto. Ricominciate dall'ultimo checkpoint. Ho ancora tutti i punti vita. Questo qua è quello da salvare. Questi qua devono morire tutti come gli stronzi. Cioè sì, è punitivo, ma non super punitivo. Nel senso, sarebbe anche un po' eccessivo. Vi rigirate. Hi-ya! Vedete che c'è crowd control. Una delle peggiori cagate delle recensioni di God Hand è che un sacco di redattori hanno detto non si può fare crowd control. Non è vero. Voi avete un sacco di manovre ad area che vi permettono di fare crowd control, volendo. Hop, hop, hop. E no, cancello. Lo picchio normale perché non voglio sprecare i punti su questi due babbi di niente. Ecco, adesso mi è droppata la cura, ma sei veramente stronzo. Vabbè. La frutta è la cura, ragazzi. Stompo. Aveva sicuramente delle problematiche God Hand a livello di controlli, perché comunque dovevi impararlo, ma una volta che lo impari ti dà delle soddisfazioni enormi. Ora vi salvo e vi faccio vedere un po' di cose. Oh no, mi si è disattivato il pad. Questa cosa è molto problematica, scusatemi. Non era clunky per niente PokéJTail in realtà. Era clunky solo finché non lo sapevi usare. Vedete? La schivata così vi schiva quasi tutte le manovre dei nemici, almeno a normal. Quindi la schivata indietro, normalmente, non conviene tantissimo utilizzarla. Il bello del combat system è che le mosse che vedete qua sono personalizzabili. Quindi, quelle che avete all'inizio, che comunque vantano già una certa complessità. Come cazzo mi hai preso? Maledetto bastardo. Però mi hai dato anche della frutta, quindi va bene così. I love it. Dove sei? Non c'è nessuno. Va bene, userò l'arma e poi tornerò alle casse per vedere se trovo qualcosa. Sento qualcuno. La schivata indietro serve solo per riposizionarsi, è vero. Questo muore di armi. No, stai buono. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Pim, 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 via. Pim, 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 pim. Via i coglioni. Oh, via. Vieni qua tu. Ogni tanto cascano
i babazzi. Manovrona. Stompu. Siete invulnerabili durante... No, non sono invulnerabili durante... Scusatemi, mi dimentico le cose. Non siete invulnerabili durante le esecuzioni, purtroppo, sadly. Pam 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 pam. Ora si para e io lo spazio. E ora c'è un cazzo di demone, quindi state molto attenti. Oh, che palle che sbaglio i pulsanti contro i demoni. Allora, Divine Smash. Salviamo. Hai detto che sei subito risvegliato. Oddio, continuo a sbagliare il tasto della God End. R2. Che cazzo. Adesso lo rovino. La God End vi rende vulnerabili per un tot, ragazzi. Spam! 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 Vaffanculo. Così si deve fare. Quella manovra lì la potete fare solo quando il nemico è alto abbastanza. Cioè, se non lo lanciate abbastanza in alto, non potete fare quella manovra. Cioè, non vi basta lanciare in aria il nemico e sperare che le cose vadano per il meglio. Tu muori. Ho detto muori. Grazie. Dovete lanciarlo a una certa altezza. Grazie, amico. Quelli che salvate vi danno il cibo ogni tanto. E conviene prendere i soldi perché vi servono poi anche per fare delle belle cose. È un cazzo di giocone della Madonna. Cioè, guardate che complessità... Ho finito il primo livello. Guardate che complessità ha a livello proprio gestionale già solo con le manovre base. Con le manovre base. Voi potete continuare, salvare, o entrare nello shop o entrare nel casino. Grazie per l'iscrizione, Damien Deadman. La versione PSN è una mezza merda, peccato Grim Hornier. Qui potete shoppare le manovre. Alcune sono rottarelle. Vedete, non avete ancora i soldi. Vedete che ci sono svariate manovre che voi già possedete in alcuni casi e altre che le potete ottenere dopo. Potete fare la roulette, short uppercut, con vari poteri d'attacco, powerful when you gotta get your money, pay up, questo vi dà più soldi. Chuizu vi dà un attacco, questa è un'ottima manovra, ma non per le combo. 4-4, molto veloce. Spinning back fist. Conviene sempre avere un guard break, un launcher e al quadrato sempre manovre veloci, ragazzi. Tipo charged punch, bene, forte, charge attack, ma ci sono dei launcher nettamente migliori. Nettamente migliori. Che purtroppo al momento non ho. Queste sono quelle della roulette. Il power up lo potete utilizzare. Vi aumentano gli special attacks, vi aumentano il TP, vi aumentano l'HP, insomma tutte cose abbastanza belle. Tutti i soldi che ottenete fondamentalmente vi servono a questo, a ottenere questa roba. Voi potete uscire da qui, entrare nel menu e scegliere le tecniche da inserire. Vedete, voi avete left jab, straight, left hook, uppercut. È una serie di combo molto molto veloci. Questo qua è la figata del gioco. Voi potete personalizzare le vostre combo. Col triangolo avete il roundhouse normale. Quindi dietro il triangolo charged punch, che è il vostro launcher. Guard breaker con questo. Barrel roll kick. Non ho mai usato in realtà. High side kick. Non ho mai usato high side kick. Barrel roll kick lancia il nemico se lo colpite, però è molto molto pericoloso. Vedete, non avete troppissime... cosa adesso. Backfist strike ci sta con attack strength, ma è un po' troppo lento forse come chiusa. Per ora né la chop né l'altro. No, non volevo questo, ho sbagliato. Adesso lo rimetto, mi rimetto il calcio. Right roundhouse, ok. Left jab, straight, left hook. Uppercut no. Secondo me backfist a 8 come chiusa delle combo ci sta. Per ora. Sempre mosse veloci qua, ragazzi. Non fate gli splendidi con mosse pesanti sul quadrato, perché sennò prendete solo dei grandissimi cazzi. Roulette. Wild pitch. Long range. Beh, questo è molto forte se la fai long range. Due orb per il wild pitch. Adesso non praticamente niente, quindi mi attacco al cazzo. Il bello di questo gioco, ragazzi, è che è un titolo completamente diverso dagli altri titoli. Voi avete anche il casino, che vi permette di scommettere soldi e guadagnare soldi scommettendo sulla roba.
ovviamente con i save game le cose vi vengono abbastanza facili. Fighting Ring, grazie per l'iscrizione Scorpions. Ok, qua si può entrare. Potete anche provare le vostre tecniche su un su un coso, fondamentalmente su questo coso qua. Sparring, lo attivate e provate le vostre combo. Ole. Boh. Vedete? È una figata. Cioè, non c'è molto da girarci attorno. Come facevo a uscire da qua? Non mi ricordo più. Mi sa che devo semplicemente uscire dalla parte. Chi si proteggerà dalle forze del male? Noi. Non ho visto chi mi ha fatto la donazione. Come si faceva a uscire dalla practice? Ok, fighting ring. Exit practice. Yes. Che donazione mi è arrivata? L'ho sentita. Scusatemi, ragazzi, eh. Wish you a Racer Gear. Molto, molto amore, grazie infinite. Dall'altro lato. È molto complesso, ragazzi. E questa è la figata. Cioè, è un combat system straordinariamente complicato, in realtà. Che ti permette di fare un botto di cose super interessanti. Quello del genere della storia, il casino è di qua. E ha un combat system assolutamente unico. E in più ha questa gestione della difficoltà che è favolosa. Perché? Il gioco ha easy e normal all'inizio. Tanta gente lo deve giocare in easy per la sua complessità. Come avete visto, si fa un sacco di fatica a resistere al gioco. È molto difficile da utilizzare il gioco perché ha appunto dei nemici molto aggressivi. Ma a normal ancora sono lenti. Ciao Stefano. Fondamentalmente, ma non è che ti ricorda Tekkentaro, che ha delle meccaniche quasi da picchiaduro. Fondamentalmente la sua gestione delle schivate e del movimento non è propriamente intuitiva, anche perché il gioco non ti spiega un cazzo. Cioè il gioco ha quei tutorial fluttuanti dove tu vai e ti dice: il pugno è con quadrato, si corre muovendo due volte avanti la levetta, potete stompare nemici a terra, con R1 usare i poteri speciali. Fine del tutorial. Poi il gioco non vi spiega più un cazzo, fondamentalmente. Quindi la questione dell'utilizzo delle schivate va tutta a sperimentazione. Cioè, nel momento in cui voi combattete contro gli stronzi di cui c'è pieno il mondo, capite che ci sono delle mosse che sono semplicemente schivabili lateralmente, delle mosse con cui vale la pena riposizionarsi, che alle volte vale la pena semplicemente scattare fuori dai coglioni per riposizionarsi molto rapidamente, che con i calci a lancio i nemici leggeri vengono lanciati via e magari vi danno un po' di fiato sui gruppi di nemici, e che potete riposizionarvi utilizzando i poteri speciali o utilizzarli per controllare i gruppi, oppure potete semplicemente lanciare uno stronzo in aria e spaccare tutti i gruppi con l'urto di quando fate un calcio volante o lo shoryuken volante. Ci sono anche delle mosse appunto a 360 che colpiscono più persone contemporaneamente, o magari delle spazzate che buttano a terra più persone contemporaneamente. Cos'è la cosa difficile che vi dicevo? Il gioco ha una difficoltà hard, ma la potete fare soltanto nel momento in cui l'avete finito, quindi all'inizio ce l'avete solo in normal. Tutte le difficoltà però hanno questa barra col teschio in basso a sinistra, che è appunto la difficoltà che si adatta al giocatore. La difficoltà si modifica in base a come voi giocate il gioco. Se giocate di merda e prendete un sacco di schiaffi, rimane nella level 1. È uno dei miei giochi preferiti di sempre, sì, Danissus, assolutamente. Se giocate bene, non vi colpiscono mai e schivate tutto, andate a difficoltà die. A difficoltà die i nemici sono più difficili da buttare per terra, più difficili da lanciare per aria, si parano di più, attaccano più in gruppo, con più frequenza, sono in generale molto più cattivi e molto più incazzati e molto più veloci. Quindi meglio giocate, più il gioco vi prende a calci nel culo, come vi spiegavo prima. A normal già dai è difficilissimo. È talmente difficile dai già a normal che c'è un potere speciale che si chiama Grovel, che è lui che si inchina e chiede scusa ai nemici facendo il dogeza e vi abbassa di uno il livello di difficoltà. Cioè, se a dai non ce la fate, uno dei poteri che potete utilizzare è abbassarvi la difficoltà durante l'azione, fondamentalmente prostrandovi. E anche comunque quando la difficoltà è al minimo, i nemici menano, e specialmente le boss fight sono molto molto difficili.
Come vi dicevo, il casinò è particolarmente utile se avete i salvataggi dell'emulatore, perché potete fare una scommessa massima o levarvi dal cazzo, e posso bettare max, fare deal, hit, ho sbagliato, ricarico, bet max, deal, hit, stand, ho perso. Via, voglio prendere 500 di gold. Dio, così stai barando. Normalmente prenderesti dei cazzoni terrificanti. Hit. Stand. Dovrei vincere adesso. Cheater, assolutamente. Però questa cosa qua mi permette di ottenere le mosse più velocemente, ragazzi. Perché normalmente non potrei comprare le mosse avanzate se non molto in là nel gioco con i soldi che trovo in giro. Capito? Quindi usare i trucchi è una cosa che vi facilita di molto la vita. Ticket challenge. Non mi ricordo neanche cosa sia questa. Ah, questo qua sono i ticket per le slot, delle slot machine, se avete il culo di prenderlo. Comunque usciamo e continuiamo a giocare, perché comunque al secondo livello dovreste essere ancora scrausini, obiettivamente. Ci sono anche i chihuahua velenosi, è vero Grimornier. Puoi scommettere sui chihuahua velenosi, che normalmente sono quasi sempre la cosa più veloce per far soldi, a dire la verità. È PlayStation 2, ragazzi. Ripeto, guardatelo, tecnicamente è atroce. Non lo nego assolutamente. Però sono 60 fps stabili di un gioco che a livello di sistema di combattimento è, a mio parere, assolutamente straordinario. C'è un piccolo problema. Se lo facessero uscire oggi, probabilmente brucerebbero Mikami al rogo. Perché in questo gioco, al di fuori di un boss stereotipato messicano grasso demone, di un boss gorilla, ci sono due boss travestiti di colore che fanno mosse abbastanza peculiari. Una boss succubus che viene letteralmente insultata malissimo dal protagonista, che tra l'altro tratta malissimo Olivia, e viene trattato malissimo da Olivia per tutto il tempo. Olivia è quella che fondamentalmente gli ha dato il god hand, gli ha dato il braccio magico, perché gli avevano tagliato un braccio mentre cercava di salvarla, perché lui in realtà era un pippotto, e poi gli ha dato il god hand, è diventato fortissimo. E ci sono dei Power Ranger nani anche tra i boss. È un gioco con dei boss molto molto coloriti, e non nego che forse per oggi sarebbero un po' troppo coloriti, però è un gioco della Madonna, ragazzi. È uno dei miei giochi preferiti, è veramente stupendo, stupendo, e di una stupidità rara. Tra l'altro il gioco inizialmente non doveva essere scemo. Inizialmente loro avevano fatto un trailer scemo. Era stato accolto talmente bene dal pubblico che hanno deciso di fare tutto il gioco demenziale. Volevano metterci la storia seria inizialmente. Noi non gliene frega un cazzo, bro. Impossible. Jerry, se hai una PS2 te lo puoi semplicemente giocare. Quindi sì, c'è modo oltre all'emulazione. Gli ha messo un cartello con su scritto Kick me, I am God End. Must be hunting season. E lui si ricorda come mai è diventato super forte. Questi qua tra l'altro sono due boss del gioco, ragazzi. Gli hanno staccato un braccio mentre cercava di salvare Olivia, e Olivia, che è una sorta di sacerdotessa, gli ha dato questo braccio sacro che si chiama la God End, che lo rende invincibile e forte tipo Kenshiro. Tra l'altro questo gioco è stato ispirato abbastanza da Hokuto no Ken nelle mosse che ha. Ci sono un paio di attacchi che sono letteralmente presi da Hokuto no Ken tra gli attacchi speciali. What the hell? Huh? Kick your back, smart ass. Kick me, God hand. Son of a bitch. Damn it, Olivia è una stronza. Jin non è tanto meglio in realtà. Qua, se non erro, conviene subito riposizionarsi. Sei sicuro che fosse a 30, Nier? Questi qua più grossi sono molto più pericolosi. Stompu. Pen, nelle palle. Occhio però, che sennò questo mi mena. Ehi, ehi! Ho detto no! Ta 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 ta! Via 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 dal cazzo! Minchia, mi ero dimenticato sto tornado! Toglie uno sfacelo! Pezzo di merda! Ti stunnano anche! Questi qua sono abbastanza pericolosi, ragazzi, finché non imparate a trattarli. Sono abbastanza schivabili con colpi normali, in realtà. Però avete visto quanto cazzo sono aggressivi?
Ma io non ho già più un cazzo di... Ah, è vero che poi la vita ti rimane da ogni volta che muori. Quindi fondamentalmente se avete perso vita nel livello sul precedente siete nella merda. Via. Oh merda, no. Level down pesante. Vedete che non gli togliete quasi un cazzo? È molto difficile gestire i nemici più avanzati, eh. Pim! Adesso però tiro un po' il culo. No, perché non mi ha fatto l'altra? Non volevo... Mi ho sbagliato. Tutti i nemici hanno dei pattern specifici che, se non vi ricordate, siete nella merda. Vola, vola. Vola, stronzo. Muori anche. Ok, ci siamo levati dai coglioni, anche se mi ha rotto il culo. Allora, prendiamo un po' di robette, perché qua c'è sempre la possibilità che sia di mezzo... Sì, sto usando il PC SX2, ragazzi, che rende il gioco una manna assieme ai 60 fps. Via dal cazzo. Morto? Morto. Grazie per la vital. Allora, qua c'era... Open. E lei saluta. No, non open un cazzo. Non devo aprire questo. C'è solo Olivia che saluta. Dove conveniva andare? Non mi ricordo più i livelli, ragazzi. Allora, lì ci si... c'è la demonietta di merda. Cosa faceva la demonietta? Non lo ricordo veramente più. No. Non mi alzo la difficoltà, sennò mi rompono veramente il culo. Perché non mi danno mai un... una cazzo di cura che sia una. Questi qua sono i tutorial del gioco, ragazzi. Tutorial. Ti spiega il dash dopo averti dato in faccia a un nemico. Oh, bravo, così. Purtroppo questi cosi sono completamente randomizzati, quindi per avere delle cure fatte come Dio comanda dovete avere cura. Quando si entra, non in tutti gli edifici si entra, ragazzi. Però conviene sempre esplorare un pochettino, perché appunto le risorse scarseggiano e avere delle cure non vi farà assolutamente mai schifo per la vita. I livelli di difficoltà sono 3 all'interno di ogni livello di difficoltà, ragazzi, quindi fondamentalmente sono 9, perché c'è facile 1, 2, dai, normale 1, 2, dai e hard 1, 2, dai. Tanta roba. La versione PS3 ha una qualche miglioria, non ne ho idea, non ho mai giocato su PS3, credo fosse pressoché identico, ti dico la verità. Ciaone! Stompone! Oh, bastardi! Ma va bene, siete meritati la God End. Ciccionacci maledetti. Pim. Oh no, il demone già in mezzo ai coglioni. Questo non va bene. Questo non va bene ed è problematico veramente di brutto. Picchiarlo. Devo anche levarmi dai coglioni. Il demone è sempre un gravissimo problema, soprattutto quando iniziano ad esserci tanti stronzi, ma si può scappare. Non dovete combatterli per forza. Non dovete menare tutti per forza. C'è modo di levarsi dai coglioni se la situazione si fa abbastanza problematica. Spesso i demoni sono posizionati in modo da levarsi dalle palle prima. Certo, guadagnate meno soldi. Mikami deve tornare a dirigere un gioco, Andrei. Sono abbastanza d'accordo con te. C'è un problema, bisogna vedere se c'ha voglia. Non è detto che sia interessato. Questi sono i demoni a cui state dando la caccia. Sì, io ho problemi con i bassi, Cloud, perché le mie casse fanno un po' schifo al cazzo. Ricordatevi tra l'altro di iscrivervi, ragazzi, perché siamo scesi sotto i 400, come detto. Quindi se mi volete bene, iscrivetevi. Siamo tornati a 400 fissi, ma sono... scenderanno anche domani. Kamikami veramente non gliene frega più un cazzo di niente di nessuno, ve lo dico molto serenamente. Esatto. Nigerundayo, la famosa tecnica della famiglia Joestar per levarsi ai coglioni. Ghostwire non ricordo se il director sia Mikami oppure no. Mi sa che non è ancora stato precisato. Questo tizio qua è l'altro God End. Ed è il boss più dito in culo. Lui è il boss più dito in culo del gioco. È uno dei boss più belli della storia degli action. Perché fondamentalmente è voi con più mosse, più cattivo e più resistente. E fa molto più male. Quindi è letteralmente un boss terrificante a livello di difficoltà, tutta difficoltà. Però per batterlo la prima volta ho sudato sangue e dolore per batterlo quel bastardo.
Vedete che il linguaggio del gioco è abbastanza peculiare e i personaggi non sono propriamente delicati. Elvis. Shut up, Fares! Lui si chiama Elvis, tra l'altro. È l'unico demone un po' buonaccione che c'è qua in mezzo. You're the boss. You're the boss. Elvis, best character. Cosa salvare? Sì, quando lo batti ti becchi un'altra God Hand ed è una figata atomica, ragazzi. Allora, 2200 gold. Entriamo nel casino. Non mi ricordo dove erano i chihuahua da scommettere, forse non erano già sbloccati. Ragazzi, è un po' che non ci gioco, quindi faccio fatica a ricordarmi le cose. Dove erano i poison chihuahua? Erano nel casino al piano di sopra? Ragazzi, vi giuro, io ho intervistato Mikami e credo di non aver mai avuto un'intervista peggiore nella mia vita. Cioè, non gliene frega un cazzo, non risponde a un cazzo, non risponde a monosillabi, non gli importa quanto tu conosca i suoi giochi o abbia interesse a parlargli, non gliene frega un cazzo. Ah no, qua bisogna, per entrare bisogna pagare l'ira di Dio, è vero? Che ripeto, gabolando coi soldi lo puoi fare, però adesso non ho il tempo e non ho voglia. Leafen, God Hand lo sto giocando perché ho un disperato bisogno di giocare qualcosa con gameplay bello. Mi sto annoiando terribilmente, ve lo dico proprio sereno. Andiamo alle slot. Qua c'è anche la cassina. Video poker. Remake di God Hand da Platinum, quanto lo pagheresti? Tanto, nella messa di danni, se avessi i soldi per farlo. Bet, no, Bet Max, dialu. Non so neanche perché ho tenuto tutto. Pensavo, va bene, Bet Max, dialu. Questi li posso tenere. Deal. Una merda. Che palle. Quando fai bet max viene sempre una percentuale del cazzo della roba. Allora, king e asso. Deal. Una merda. Bet max. Faccio l'ultimo tentativo col bet max, ragazzi. Poi ovviamente mi rovino il cazzo. Questo dovrebbe andare bene. Yes. Two pairs. Erlo. Vediamo cosa posso comprare con 2500 gold. Sì, Mikami è uno che semplicemente Cloud ne ha avute, cioè ha fatto troppo probabilmente, ha lavorato anche troppo nella sua vita e l'unica cosa che gli interessa è fare ancora videogiochi un po' come cazzo vuole lui, senza troppe limitazioni né quant'altro. Vi dico, è un personaggio talmente peculiare che tecnicamente lui doveva mollare i Tango Gameworks. C'era Minami, l'ex presidente di Platinum, poi mandato via un po' con disonore, ragazzi, che fondamentalmente voleva aprire il team M2 assieme a lui. Si chiamava M2 per quello. Mikami gli ha detto sì, poi gli ha detto picche. E gli ha detto proprio serenamente: no, non c'ho più voglia, apritelo tu per i cazzi tuoi. Nonostante questo l'avesse chiamato con due M2 perché ci doveva essere anche lui. È stupendo. Stupenda sta cosa. Sta facendo con Square Tokyo, sì, Sinfra, ma non con i 2M. Lo sta facendo con il suo, con Tango Gameworks, che tra l'altro è uno studio di Bethesda, ragazzi. Ciao Shadow Snake. Andiamo e continuiamo. Alle volte conviene quasi crepare per recuperare punti e energia, perché come vedete non avete rigenerazione andando avanti. Cioè nei vari livelli non vi rigenerate, ragazzi. Dovete trovare cure e evitare di prendere schiaffoni, tutto qui. Yo, però te... No, sei una merda. Porca puttana, che fastidio questi. Contro questi qua la cosa migliore è partire con un calcione, levarsi dai coglioni. Ma se ce ne sono una... Madonna mia, se sto giocando male. Allora, contro questo la cosa migliore da fare è prendere questa. Andiamo, niente, ma colpito lo stesso.
Madonna, sto prendendo degli schiaffi di morte. Facciamo che muoio. Uccidetemi. Così riparto subito da qui. Yes. Allora, cerchiamo di fare le cose un po' più serenamente, perché senza risorse diventa un po' complicata. Sto emulando PS2, ragazzi. Ok. Allora, di norma vi si facilita molto la vita con quelli con determinate mosse. Ho mancata malissimo, molto male. Questa è mia. Adesso l'ho già steso, benissimo. Ah, questo colpisce sempre se schivi lateralmente. Ball Buster. No, ho fatto Gold Star. Questi qua sono vulnerabili, come detto, alle... però che culo. Allora, prendiamo questa. Perché non me l'ha fatta la Godend? Ah, cazzo, la bara dopo! Sono nella merda, c'è un demone e non la Godend. Ok. Calma e sangue freddo. No, via. Dove vai? Se state troppo lontani... Ok, no. Se state troppo lontani dai demoni è un problema. Avete visto che mi è apparso counter? Ogni tanto i demoni ti colpiscono alle spalle e hanno questo brutto... Se non fate il counter vi beccate un pottio di danni. Andiamo. Oh, ecco, volevo farvelo vedere ma l'ho failato. Counter. Bim! Ok, così va meglio. Madonna, che range che hanno i demoni. Merda. Ok, ce lo siamo levati dal cazzo. I demoni droppano quasi sempre qualcosa di interessante. Che è successo? L'ho ucciso. Ah, il chihuahua velenoso. Che su cui poi potete scommettere. Pucciosissimo e mortale. Sì, esatto, Cloud. Diciamo che potrebbe anche essere un po' più gentile con chi comunque lo apprezza. Però fa parte di un gruppetto di persone, lui, Kami e altri, che con la stampa non ha dei rapporti abbastanza conflittuali. Raituk 1, Quired. Ah, sbagliamo. Aspetta che non lancio. Questo qua lo uso troppo poco. Ok, soldi, grazie. Pim! E ora becco tutti loro. No, l'ho mancato. Ciò mi intristisce assai, ma ora sei. E ora ho la Godend. Malissimo. Stinger! Wow. Avete anche i suplex in sto gioco. No. Soldi, grazie. Allora, salviamo. Prendiamoci la cartellina. E ora vado a prendermi questo. Così tu muori. Molto male. Aia! Dove cazzo è? Vieni qua, esplodi. Devo prendere l'antidoto. L'antidoto è... ed è qua. C'è l'obiettivo. Ce l'ha il pirulino che scappa, fondamentalmente. Via! È salito il livello di difficoltà, perché sto giocando recentemente. Porca puttana, il demone. Sono tantissimi. Più vado avanti, più iniziano ad apparire sti stronzi. E più iniziano ad apparire, più diventa problematico averci a che fare. Shockwave. E lo scondiamo. Si vede il cazzo, molto bene. Dammi subito. Grazie. Oh, sono un sacco di soldi adesso questo di lui. Dove cazzo è andato il piccolo bastardino? Quassù? Già andato. Eccolo là. Dov'è? Già bene.
di là. Madonna, due di questi è un problema. Ah, da dietro, che palle. Che cazzo fai lo splendido? Due di questi sono da gestire alla vecchia maniera, ovvero cose lanciate in faccia. Dove siete? Venite qua. Ho preso l'antidoto. No, 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 che cazzo mi uccidi, sei un grunt di merda. Andiamo a dargli l'antidoto. Oh, abbiamo potere, perfetto. Potere! Dovevo utilizzare i superpoteri contro quelli là. Dov'è il babbazzo che sta morendo qua? Anche. Thank you. Ogni tanto la faccia dei nemici diventa rossa perché si incazzano, ragazzi, fondamentalmente. Dragon Kick, una nuova mossa della roulette, e questo la rende molto molto bella. Si incazzano fondamentalmente quando diventano rossi, ragazzi, e quando si incazzano diventano fondamentalmente immuni ai launcher. Questa è la situazione, è semplicemente questa. Oh, Shoryuken. Shoryuken! Stompu! Mossa! No! Mi ha colpito mentre la facevo, ho fatto la cazzata, dovevo utilizzarla prima. Va bene, dicevamo. Allora, calma. Perché qua c'è lui e poi ci sono gli altri due che arrivano se rompi il cazzo a lui. Però... Shoryuken! 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 Se tanto in alto potete farlo un sacco di volte, fondamentalmente. Vieni qua. La bomba! Via la cazzo. Allora, no, li devo trovare. No, mi ha preso, porca troia. Se fate il continuo vi fa ripartire da quando avete dato il coso, ovviamente, l'antidoto. Quello lì è il checkpoint, ragazzi. La musica è stupenda, però viene un po' no. No, vi fa ripartire da dopo. No, che palle, allora no, ricomincio da qua e vaffanculo. Anche perché quei due lì sono facoltativi in realtà, non li dovete per forza menare. Nel senso, stanno lì all'angolo a rompere i coglioni per evitarvi che si crei problemi. Tra l'altro, di norma preferisco tenermi sempre i poteri per i demoni. Il problema è che ho pochi punti vita. No, sono un coglione. Allora, sto giocando male, veramente. Si vede che sono fuori allenamento di brutto. Quello lì dovrebbe darti una cura se, se gli salvi la vita. Facciamolo. Sono veramente fastidiosi. Vedete cosa intendo? Se si parano, sono cazzi. Hanno sempre un momento in cui sono vulnerabili. Però non sono molti, ve lo posso assicurare. Oh, cazzo. No, porca vacca. Non siete invulnerabili quando fate i poteri, ragazzi. È una cosa che continuo a dimenticarmi. Rallentate soltanto il tempo. No. Ballbuster. Nelle palle. Avete visto cosa gli potevo fare? Ve lo faccio rivedere. Ballbuster. Suplex. Boom. Stomp. No. Non gli tolgo comunque molto, perché comunque le mie mosse sono indebolite di brutto, perché sono all'inizio. Il bello è che comunque dei grunt fastidiosi rompicazzo ve li mettono subito nel gioco. Non potete sbagliare un cazzo. Suplex. È morto.
è morto con la testa nel terreno. È una cosa meravigliosa questa. Dammi della vita, grazie. Esattamente, era per questo che ti avevo salvato. Portacelo come PS2 Classic, ragazzi, non vi posso portare godendo tutto intero. A parte che, come vedete, sono molto fuori allenamento. Faccio. Minchia, c'erano tutte ste casse qua, sono un coglione. Che cazzo. Le casse rompetele perché, ragazzi, c'è sempre la possibilità. Pezzo di merda, non ti avevo proprio visto. Dove cazzo sei uscito? Sporchi bastardi. Venite qua, tutti e due. Ballbuster. Suplex. Bingo. Fa un sacco male quando lo piazzi. Maledetto, mi ha colpito. È un bel volo. Spum! E jump. Oh, che coglioni! Sono tantissimi i demoni, ragazzi, ve l'ho detto. Nel gioco sono proprio tanti. Quindi a un certo punto Goden va a fanculo. No, non ti girà. Dove cazzo vai? Ho sprecato mezza godendo, porca puttana. Boom! Boom! Sono nella merda adesso. Counter! No, non mi è venuto, perché? Casser! Casser 2! Botta! No, pezzo di merda, me l'ha fatta prima di atterrare. Divine Smash. E niente, tutti i punti vita che avevo preso me li sono buttati nel cesso. Però ho preso un'arma, una mossa nuova. Pimp End! Ragazzi, già che c'è una mossa che si chiama Pimp End. Cioè, Pimp End, cioè, la mano del pimp. Cosa volete dire? Come fate a dire che non è un capolavoro questo gioco? Come potete pensare che non sia un capolavoro? Perché adesso non ho più punti vita e sono molto nella merda. Però ho i poteri. Ballbuster. Mi hanno steso, pezzi di merda. Dovevo giocarmela meglio. Allora. Perché poi in realtà l'obiettivo è abbastanza vicino. Dove cazzo andate voi? La bomba! Questa è ad area, ragazzi. Soprattutto ci sono molti nemici fastidiosi. Conviene di brutto. Ma sono morti così. Va bene. Oh, grazie per l'iscrizione, Ale. È lì che si deve andare, no? Devo cercare di non morire col ciccio bombo. Potete andare subito nella next area. Non dovete necessariamente combattere, come vi dicevo. Il trucco di Godend è anche questo. Dovete guadagnare soldi, ovviamente, per diventare sempre più potenti e potenziarvi. All'inizio, quando non ci sono le mosse super fighe, perché ci sono delle mosse rotte nel gioco, ve lo dico molto serenamente. C'è un launcher dove lui mette la mano a terra e tira un calcio in alto che lancia tutti, e dico tutti i nemici base del gioco, anche quelli pesanti, al massimo dell'altezza. Potete abusarne con tutti gli avversari, rende il gioco più facile del 400% quella mossa. Anche i boss lancia, rompe quasi il gioco quel cazzo di calcetto. Quella, appena la vedete, se il gioco per voi è molto difficile, compratela istantaneamente. Quando impari a giocarci piuttosto bene, quando impari a giocarci piuttosto bene, non usi più le mosse super potenti, cioè inizi a utilizzare le mosse, inizi a limitarti per fare styling sui nemici e fare delle sbornate pazzesche. Anche con il gioco è finibile tranquillamente con le mosse base, ragazzi, cioè non avete bisogno delle mosse ultra powerful, e questo è anche il suo bello. È ben bilanciato comunque una volta che impari a utilizzare le cose. Shoppiamo, vediamo cosa posso comprare di bello. Tecnica long straight, short uppercut, pay up. Il boost spin è sempre un ottimo attacco nelle combo. Knee strike, charged punch, vabbè, questo lo puoi veramente potenziare a bomba, ma ci sono dei launcher molto migliori, come vi dicevo. E il boost spin è ottimo nelle combo, ragazzi, se lo comprate. Yes. Invece di fare il backfist try, potete fare elbow spin. Minchia, la chop è da 10.
Guarda, metto qua sul back fist, cioè più veloce. Ah, ah, ah. Invece la roulette la devo settare. No, ce l'ho già tra un kick. Va bene. Come detto, molte aree sono rushabili se siete nella merda. È una cosa molto furba da fare, farlo alle volte. Ginepro Rampante, grazie per l'iscrizione. Ricordatevi di iscrivervi, ragazzi. Sono scaduto un sacco. Potete continuare, solo che io adesso sto messo a merda perché non ho più punti vita, perché i due demoni mi hanno rotto il culo. Credo che sia una preferenza, Grimoire. Probabilmente Cloud vuole vedere Beautiful Joe, ma l'ho già portato sul canale, in realtà. Hey, ecco i boss. Questi sono i primi boss del gioco. Il primo boss del gioco. Question time, sweet cheeks. What's the name of our boss? Elvis. E-L-V-I-S. Like I give a shit. Se facessi una roba del genere nei giochi oggi, probabilmente ti metterebbero al ruolo. Ballano tra l'altro loro. C'è anche questa cosa. Un'altra cosa. Conviene probabilmente che io crepi, perché non ho veramente un punto vita che sia uno, quindi mi faccio ammazzare e ricomincio. Yes, continuo. E adesso riparto con tutti i punti vita. Ogni tanto morire non è una cosa stupida, ragazzi. Specialmente in questo gioco. Perché non l'ha colpito? Ho sbagliato. Vedete? Alle volte potete pensare di poterli fare juggling fino all'infinito, ma non è così semplice, purtroppo. Quella lasciatela giù. Shuriken! Fatto. Oh, merda. Shuriken! Calcion! Sì, non era quello. Shuriken! Cazzo! Stompu. Stylish. Grazie per il goldu. No, no, no. Non si fa. Puttanelli. Mi ha preso mentre ero in gira. Va, vaffanculo. Devi morire malissimo. Pum! Così devi morire. Esattamente così devi morire. Pim! Morto. Chichon! Mushao! Shoryuken! Shoryuken! Stompu! Oh no. Non farlo spin. Muori. Via. Non più via. Vieni qua. Stompu. Ok. Slanchu. Styling. E ora arrivano loro. Get fucked! Oh no, mi ha colpito! Pezzi di merda che fanno gli attacchi combinati e poi ti farendono anche per il culo. Bastardi maledetti! Beccati il pummelone! Pum! Così devi fare. Il pummelone te lo ribecca tutto. Aia, pezzo di merdone. Level down in culo proprio. Pummelone! Macciare. Oh, mi è finito bevendo. Devo correre via di qui però. Pummerolo. Pum. Oh no, mi ha schivato proprio da Dio questo cazzo. Sono pericolosi. Sono pericolosissimi. Non vanno assolutamente sottovalutati. Sono già quasi morto, se avete notato. Sono morto tutto. Porca puttana. Ricarico. Perché contro sti bastardi conviene lanciare le cassone. E usare la God Hand il prima possibile per rompergli il culo più velocemente possibile. Poi se li prendete in due va benissimo. Pammel alla fine. Boom. Di più. Oh cazzo. No, mi ha preso le palle, bastardo. Dove vai? Dove andate? Venite qua. Sono interrompibili con le casse sono un ottimo modo per romperli
con un po' di facilità extra. Se prendete la cura, salvo adesso che sto andando in grande vantaggio. Le casse sono un ottimo modo per fottere i boss più velocemente del normale, ragazzi. Il colpo nelle palle non è onesto e non va bene. Non dovreste farlo, siete delle brutte persone. Divine Smash. Oh! Oh no, ho sbagliato. Tu sei andato. Banana. Droppano la... Sì, cioè, ecco. Droppano... Quando muoiono droppano una banana. Lo so, ragazzi. È chiaramente voluta la cosa. Cioè, non c'è neanche... È chiaramente voluta la cosa. Cioè, non c'è neanche il tentativo di dirmi il fatto. Così vediamo. Stompu. Oh no. Non darmi le culate. Via dal cazzo, via dal cazzo. Sabaudia. Oh, ma l'ha schivata proprio con grande classe. Che cazzo di bordata. Ti sfottono anche qui, no? Mentre li picchi. Oh no. E qui due d'un cazzo proprio. God End. No, questo fa male. Porco bastardo. Adesso sei morto però. Pammelone. Quindi. Get food. Grazie. Devi aver perso le palle nella guerra. Dove diavolo compri costumi del genere? È tutto bellissimo. Al bacio. Quanto è bello sto gioco, ragazzi, cazzo. Sono fuori allenamento, ma appena riprendi un po' la mano inizi a fare lo styling ed è una gran cazzo di figata. Grazie. Oh merda, questi lasciano le bombe. Alle volte esplodono quelle loro stesse bombe se le rilanciate quando ve l'hanno fatto. Hanno pochissimi punti vita, tra l'altro. Sono solo irritanti. Grazie per la banana, amico. Ah, che bello. Chiaramente più urli le mosse mentre le fai, più sono potenti. Non avete visto abbastanza cartoni animati giapponesi, ragazzi. Salvato. Adesso c'è un'altra boss fight, perché se non erro c'è Elvis. Che cazzo di giocone. C'è la mia recensione su multiplayer di Devil May Cry 5, c'è per Monster, se lo vuoi vedere. Ragazzi, io mi fermo qui per oggi. Magari continuerò a giocarlo, perché questo per me è... Cioè, questo gioco mi cura l'anima, ve lo dico molto serenamente. Cioè, dopo aver giocato ad ore di roba che ti prende per la manina, di roba tutta fatta con lo stampino, tutta uguale, tutta commerciale, questo è un gioco che mi cura l'anima. È vero, c'ha i suoi problemi tecnici, c'ha le sue mancanze, non è accessibile per un cazzo, è cattivissimo, è bastardissimo. Però questo è veramente un gioco della Madonna, livello di gameplay. Cioè, questo gioco qua è un altro gioco, è un'altra roba. Questo gioco qua è come devi fare i giochi per i giocatori core. Lo devi fare stronzo, lo devi fare che ti costringe a migliorarti, lo devi fare con un sistema complesso, personalizzabile, una difficoltà che si adatta a te, dei nemici che ti spaccano il culo se non stai attento e non impari i loro pattern. Questo qui è un cazzo di action. Questo qui è un combat system. Ci avrà i suoi problemi, gli mancherà il targeting, probabilmente con una sorta di targeting automatizzato settato sarebbe stato più facile, ma in realtà buona parte del riposizionamento è strategico appositamente per il controllo dei gruppi. Come detto, c'è crowd control, devi solo controllarlo, devi solo sapere cosa fai. È un gioco che ha tanti problemi tecnici a livello di progressione, a livello di trama, ma è un gioco dal gameplay divino. Infatti nelle pregenzioni gli avevo dato 7,5, che per le pregenzioni è un voto molto alto, ma non posso dargli 9 perché è un gioco che ha dei problemi, non c'è un cazzo da fare. Però un gioco del genere ad oggi, cioè mi basterebbe, non dico neanche questo, mi basterebbe un Vanquish 2, Bayonetta 3, mi piacerebbe anche Bayonetta 3, quei giochi lì, capito? Questi giochi qua.
Infatti, ripeto, potrà sembrare strano, ma io ho grandi, spero molto in Cyberpunk, perché spero tanto in un gioco, un GDR in prima persona coi controcazzi che mi faccia dire, ah cazzo, ma si sono impegnati a fare questo. Proprio tanto. Sì, è vero, ho mandato Devil May Cry 5 almeno, faffo. E anche Resident Evil 2 Remake, tra le altre cose. Comunque, vi si vuole bene come sempre. Come detto, ragazzi, Jerry mi ha donato 3 euro, non l'ho visto. Grazie mille, Jerry, non me ne sono assolutamente reso conto. Molto amore. Grazie a tutti per le iscrizioni, ragazzi. Siamo tornati a 400. Iscrivetevi, perché stiamo tornando sotto i 400 ed è un abisso in cui non voglio tornare. Si spera di riuscire a tornare sui 420-430 nei prossimi live, ma vabbè, è estate, inizia a essere fine luglio e quindi ci vorrà del tempo per farle ricrescere. Molto amore a tutti, un bacione a tutti. No, domani Grim Hornier c'è il Barba e Baffi con Simone, come sempre. Nocturne, Shin Megami Tensei Nocturne lo portiamo in occasione anche del suo remaster settimana prossima. Un bacione e ciao a tutti. Pam!